Che sole, ragazzi, però c'è anche vento. Già. Vento, sì. Comunque, salve a tutti. Qui è Diego Dabber 21. In questo nuovo video interpreto il principe Eric dal classico Walt Disney del 1989, La Sirenetta, che è un film che veramente io adoro. Quel film, i sequel di quel film li evito come la peste, ma l'originale è veramente di una bellezza sorprendente. Ve lo consiglio. Di questo video scanso di cui voci possiedo solamente la voce, giusto per essere chiari. No copyright infringement intended. Siamo chiari, vero? Molto bene. Se il video vi piace, iscrivetevi al canale e non perdetevi le mie ultime attività del doppiaggio. Se avete Instagram, seguitemi anche su Instagram al profilo di Diego Carucci. Un cibir ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21, Dabby the World il mio motto. Buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia, perché si va a incominciare con il video. Max, sta buono. Max, che cosa ti è preso, bello? Oh, capisco. Sta bene, signorina. Questo stupidone non voleva spaventarle, del tutto innocuo. Lo sa? La sua fisionomia mi è molto familiare. Non ci siamo già conosciuti? Non posso crederci. Finalmente ti ho ritrovata. Sei quella che stavo cercando. Come ti chiami? Che cos'è che non va? Che cosa c'è? Non puoi parlare? Oh, allora non sei quella che credevo. Che cos'hai? Sei ferita? No, hai bisogno d'aiuto? Attenta! Fa attenzione, potresti farti del male. Hai l'aria di che è stato in un mare di guai, ma non preoccuparti, adesso ci sono qui io. Vieni con me, avanti. E questo era il mio doppiaggio del principe Eric dal capolavoro Walt Disney del 1989, La Sirenetta, che ha dato il via al rinascimento Disney che ha caratterizzato tutti gli anni 90. Spero che il video vi sia piaciuto. Un ciao a tutti i fan del doppiaggio da Diego Dabber 21, Dabby the World il mio motto. Se avete Instagram sapete cosa fare. Ci vediamo con tanti nuovi video. Ah, posso darvi un consiglio? Se adorate questo film come me, i sequel, ignorateli come la peste. Godetevi piuttosto questo, dove c'è una chimica sincera, i personaggi non vengono completamente stravolti. Detto questo, grazie a chi mi sta sostenendo finora in questo viaggio. Detto questo, niente. Ci vediamo al prossimo video.